Come al solito super illumination. Allora, prima di iniziare facciamo le mie solite cose, quindi vado sul mio, aspettate, apro una nuova pagina, vado sul mio YouTube, scusate sempre i movimenti ballerini, ma vi ricordo che siete sopra un PC, ecco, togliamo il suono così non ci sono intralci e andiamo a prendere il mio video, così vediamo. Qua mi dice connessione pessima, fatemi sapere se sta andando, perché questa cosa della connessione pessima non mi piace, non mi piace per niente. Ciao Jennifer, sì, ok, allora forse funziona, soltanto che boh, mi dice connessione pessima, non è mai successo, non lo so. Ciao Maria Rosa, allora come detto qualche minuto fa su Instagram, eccomi qui come ogni martedì pomeriggio a raccontare un po' la puntata del Grande Fratello VIP del lunedì sera. Quante siamo oggi? Ciao Liana, ciao Rossella. Allora, come sempre io vi dico che mi faccio la mia lista, perché se no non mi ricorderei assolutamente tutto ciò che avviene durante le lunghissime ore del Grande Fratello. Però, come al solito, fatemi sapere se avete delle domande, delle curiosità che magari non ho detto o non dirò. Voi entrate pure in merito, perché essendo una diretta possiamo dialogare insieme. Allora, iniziamo subito perché questi video purtroppo mi durano sempre tantissimo, ok? Che sono dirette, possono durare un pochino di più dei classici video, però non voglio neanche stressare o stancare le persone. So che la mia voce piace, che tranquillizza e calma, però non voglio assopire, ecco. Quindi iniziamo subito e come ogni inizio di questo video, di quando inizio a parlare della diretta, non posso non soffermarmi sulle prime immagini catturate durante appunto l'inizio della trasmissione, cioè la prima inquadratura è stata quella verso gli eliminati e i primi della fila erano gli squalificati. D'accordissimo che ci fosse il mio amato Gianluca, ma sto Predolin, però devo dire che ieri Predolin non ha aperto bocca. Sono rimasta sconvolta, visto che lui vuole sempre essere il protagonista di qualsiasi discorso, di qualsiasi cosa, ma finalmente è stato zitto, anche perché c'era talmente tanta carne al fuoco ieri che ci mancava ancora il suo intervento. Allora, a parte questo, ieri in nomination c'erano Veronica e Geremia. Jeremias, io lo chiamo in italiano Geremia. Per fortuna gli avranno detto di non intervenire. Può anche essere, perché ogni volta che apre bocca quell'uomo è sempre una tragedia. Va sempre a finire in discussioni che non hanno senso, va sempre fuori tema. Comunque, tra i due c'era questa lotta, hanno fatto vedere le percentuali che erano lì lì. Ultimamente le percentuali sono sempre lì lì, strano, perché comunque sì che erano due personaggi abbastanza alla pari, secondo me, però ho sentito delle voci di corridoio che dicevano che fino a qualche ora prima della diretta Geremia era il favorito all'uscita dalla casa. Poi non si sa per quale motivo, penso dopo i vari interventi che sono venuti durante la diretta, le carte si sono un po' capovolte. Io sono contentissima perché ieri è uscita Veronica. Veronica non mi è mai, mai, mai piaciuta, neanche Geremia, se devo dire la verità, però sono felice così. Vedo che anche Jennifer approva, perché era davvero, secondo me, una persona negativa. Come si è visto ieri, perché c'è stata la scelta dei vari componenti della casa, la preferenza dove vi schierate, da Geremia o da Veronica. Praticamente tutta la casa si è schierata verso Geremia e da Veronica sono andati soltanto, come si chiama, Ivana, perché è talmente importante questa Ivana che non me la ricordo, e Giulia. Poi
Poi però, visto che c'erano soltanto loro due, e mi sembra che Malgioglio era l'ultimo a decidere, è andato verso Veronica, anche se lui preferiva Geremia. E lì ha fatto un po' tattica, secondo me, ha fatto un po' vedere il suo finto buonismo, ma ci sta. Comunque, già da lì si è capito lo schieramento della casa, perché Veronica è sempre stata una che ha sempre o quasi detto le cose in faccia, quindi poteva essere un po' scomoda. Adesso vado a leggere un pochino. Sono contenta che sia stata eliminata Veronica. Giulia col vestito pigiamoso. Esatto, quello era il punto successivo. Non ti faccio vedere cosa ho scritto qua perché ho scritto malissimo, però visto che parlo sempre degli outfit di Giulia e mi sono segnata che ieri aveva il pigiama. E lei purtroppo, non essendo un personaggio che amo, non mi è mai piaciuta, non riesco mai a trovare una parola dolce da spendere per lei e quindi non stava bene neanche con quel pigiama, che poi era un abito ovviamente, era un tailleur, però sembrava un pigiama, ecco. E invece devo dire che praticamente tutte le altre donne della casa avevano l'outfit che aveva proposto Giulia qualche settimana fa, quindi una specie di intimo sotto e un velo trasparente sopra, però a essere sincera, ad esempio Veronica stessa era con un vestito trasparente nero e Cecilia, loro indossavano quegli abiti che io non metterei mai, però in modo un pochino più elegante, soprattutto Cecilia, perché Veronica è un maschiaccio, è un maschiaccio, anche Cecilia, non è che sia tanto femminile, però già come portamento, già come indossavano lo stesso capo, loro stavano bene. Poi piace o non piace, quello è un altro discorso, però almeno loro stavano bene. Andiamo a leggere cosa mi dice Maria Rosa. Ieri sera ho visto Serena e Corinne che litigavano. Tu che parte stai? Da Serena o Corinne, anche io sono contenta che è uscita Veronica. Allora stanno meglio che a Giulia. Mi piaceva molto l'outfit di Aida. Sì, Aida era molto semplice, una specie di tubino corto a manica lunga, ma Aida sta bene con tutto. Anche lei veste le cose con eleganza e non con volgarità. Giulia invece tutto quello che mette purtroppo io la vedo volgare. È un discorso forse un po' di parte perché non mi piace, però questo è il mio pensiero. Tornandosi alla litigata, l'ho segnata, adesso poi ne parleremo perché io come al solito segno punto per punto tutto ciò che è successo durante la serata per non dimenticare niente. Quindi andando avanti con la mia scaletta c'è stato l'incontro di Geremia con il papà. Non è stato un vero e proprio incontro perché si sono visti attraverso una parete. Cos'era uno specchio e ho notato una somiglianza tra i due pazzesca perché veramente anche quando perché ho visto anche delle foto di quando Geremia era più piccolo identico al papà non mi ha tanto commosso il loro incontro però mi è piaciuto molto soprattutto la parte del papà si vede che proprio ama la sua famiglia. Sono tutti proprio molto molto legati, Rodriguez. Questa è una bella cosa da vedere in TV per dare, si spera, anche l'esempio a chi guarda, visto che sono tanti i giovani che guardano questa trasmissione. Poi, visto che Geremia ha avuto questo incontro, a Veronica hanno fatto invece incontrare veramente la mamma. Io lì me lo sono perso perché ho messo a nanna Aurora, però niente, si sono incontrate, baciate, hanno pianto, il solito, no? Le solite emozioni. E poi c'è stato lo stop al televoto e questa volta c'è stata una cosa un po' diversa dal solito che era già successa gli anni scorsi, il fatto che i nominati dovessero abbandonare insieme la casa e poi soltanto chi avesse superato l'eliminazione tornava in casa. Quindi rimpianti, rimpianti perché uno non voleva che andasse via l'altro e viceversa. E si sono ritrovati i due in studio, proprio davanti a Ilari, a sentire la sentenza, la voce del pubblico che ha scelto appunto di tenere in casa Geremia e di far andare via Veronica. E io ribadisco che sono contenta così.
Sinceramente, se andava via Geremia, a me andava bene uguale perché non sono mai stati i miei preferiti e mai lo sarebbero stati, quindi o uno o l'altro, chi se ne. Però sono stata contenta così perché Geremia può o potrebbe dare forse un qualcosa di più, mentre Veronica no, non piacendomi, non so cosa potesse ancora portare. Aspettate che vado a leggere, se no mi perdo i commenti. Allora, Mergerem, si dirà così? Non lo so, spero. Ma dai, si può dire di tutto a Giulia, magari antipatica, però non le si può dire che si veste male e non sia femminile. I gusti sono gusti, ma lei non mi piace, quindi non la trovo femminile, è bella perché ha un bel viso, è bella, però per quanto mi riguarda può starsene zitta perché non mi piace anche come si esprime, come parla, come si atteggia, non mi piace. Poi ho già detto, i gusti sono gusti e non mi piace. Allora, Serena, mi saluti, mi chiamo Serena. Ciao Serena! A me non piace Giulia perché quando apre bocca è simile a Predolin. Sì, simile, ma neanche tanto. Come Predolin non ce n'è e meno male. Basta uno e avanza. A me dispiaceva che uscisse Geremia perché è vero alla fine. Sì, Geremia è vero, può anche lì piacere o non piacere, però se ha da dirti qualcosa, le cose te le dice in faccia e almeno lui è sincero. In bene o in male, lì poi sta un po' alla persona con cui è davanti giudicare. Poi mi sono segnata, appunto, Veronica è andata via con il 51%, come dicevo prima, erano lì lì e veramente per un soffio è andata via. E poi ovviamente hanno fatto rientrare Geremia in casa, la sorella era contentissima, tutti gli amici, perché praticamente tutti i ragazzi erano con lui, quindi felicissimi. E poi hanno aperto il televoto flash perché come ormai da 3 lunedì a questa parte si fa questo televoto di scegliere il preferito della casa, cioè il preferito degli inquilini e il preferito del pubblico. E poi c'è stato di nuovo l'ingresso del castigatore. Secondo me potevano evitare, sì, fanno le scenette un po' così, sempre per rimanere nel trash, però ha un po' rotto, non mi ha fatto ridere questa scenetta come la scorsa volta, perché può piacere la prima volta, ma non è che ripeti la stessa cosa, fai qualche cambiamento. Comunque è arrivato il castigatore, ha scelto di nuovo tra i frizzati Malgioglio, l'ha portato in una stanza dove c'è stata, diciamo, una specie di sfida con un karateka, si è vestito con il kimono, la fascia in testa e come si chiama? La cintura fucsia glitterata, e ha dovuto spaccare una tavoletta di legno, che legno non era, si vedeva lontano un miglio, che aveva già la spezzatura, la parte rotta in mezzo, perché così lui vinceva e ha vinto come premio. Si dice ha vinto come premio, vabbè. Il suo premio era l'incontro con Marcella Bella, per chi non la conoscesse, è una cantante famosissima degli anni 80, 70, 80, comunque anni e anni passati, che ha cantato una canzone che aveva scritto Malgioglio appunto in quell'epoca. Lui si è commosso, è rimasto contento. E nulla, questa era la sua sorpresa perché aveva vinto la sfida karateka. Vabbè. Liana, a proposito di Giulia, cosa ne pensi del battibecco con Signorini? Ne parleremo dopo perché, come ho già detto prima, sto andando in ordine in base a tutto ciò che è successo durante la serata. Io spero che non lo facciano più perché per me molti avrebbero voluto Giulia. Vedendo Raffaello Tonon nominarla nello scherzo, non sarebbe stato il suo nome a quelle vere. Aspetta che non ho capito. riscrivimi meglio questa frase che non ho capito, scusami. E poi c'è stato appunto,
come fosse anticipava Jennifer, lo scherzo a Tonon. Praticamente hanno detto a Tonon in confessionale, Ilaria ha detto a Tonon in confessionale che doveva nominare per forza palesemente qualcuno e quel qualcuno sarebbe andato direttamente nelle nomination. Tutti sapevano tutto tranne lui, il broccolo della situazione, visto che tutta la settimana gli hanno fatto tutti degli scherzi per continuare questa cosa, per far ridere un po' il pubblico, hanno tutti finto che non sapevano nulla di quello che era accaduto all'interno del confessionale. Lui esce e fa la sua nomination, che è Giulia. E avevano detto a chi sarebbe stato nominato di reagire male, di insultarlo senza parolacce, senza parole brutte, perché comunque trasmissione in prima serata, e poi di dargli un calcio, di pestargli il piede. Sta cosa mi è sembrata un po' idiota. Che senso aveva pestargli un piede? Ma lasciamo perdere. Alla fine Giulia ha fatto la sua scenetta, poi gli hanno detto che era tutta una finta, lui si è messo a ridere, tutti a ridere, e poi lei, diciamo che secondo me le cose le ha dette veramente. Sì, faceva la finta, sapeva che era una finta, però le cose gliele ha dette. E poi vabbè, c'è stata la scelta del capitano della casa, che è stato Malgioglio, stranamente Malgioglio è stato il preferito della casa e quindi è andato direttamente nel club, dove ha potuto scegliere tre persone da fargli fare la nomination palese. E poi tutte le persone, cioè tre, Malgioglio, che poi tanto non ha nominato perché ha scelto l'immunità per se stesso, poi c'era Giulia e Ivana, hanno fatto anche loro la nomination palese. Giriamo il foglio. I nominabili per quanto riguarda la scelta del pubblico erano Aida, Carmen, Corinne, Lorenzo, Luca e Raffaello. Ovviamente c'erano gli ultimi tre arrivati, mi ha fatto un po' strano Raffaello, perché Raffaello piace sempre, comunque è già conosciuto, quindi mi ha un po' fatto strano che fosse tra quelli. Purtroppo non c'era Giulia, che io voglio sempre che sia tra questi nominabili, ma no, anche perché secondo me lei appena entra in quella lista va direttamente in nomination. Conoscendola dovrebbe andare così, poi vince, perché con tutta la gente che gli va dietro, però almeno prova la sensazione della nomination. E alla fine di tutto ciò i nominati sono stati Carmen e Aida. Aida ci è rimasta malissimo, veramente malissimo, non se lo aspettava. Secondo me pensava che uscisse al posto suo Lorenzo, non so, mi sono fatta questa idea. E infatti Lorenzo, quando gli ha detto che non era nominato, è rimasto soddisfatto di sé, visto che è sempre stato nominato fino all'altra settimana. E nulla, questa è stata la puntata. Appunto, Aida se l'è presa perché ha capito che alcune persone che frequenta, alcune persone che ritiene amiche, l'hanno votata. Lei stessa non ha votato, ad esempio, Lorenzo, che l'avrebbe votato, ma ha votato, mi sembra, Corinne o Carmen, non mi ricordo, ha votato comunque un qualcuno di nuovo, se non sbaglio, proprio perché era nuovo e ha detto che voleva mantenere i vecchi con sé. Secondo me nascerà un po' una polemica questa settimana con questa nomination di Aida, anche se penso che lei rimarrà in casa. Se vi devo dire chi preferisco tra Carmen e Aida, anche qua o una o l'altra, per me va bene uguale, che rimango, che vada via una o l'altra, è la stessa cosa, però secondo me rimane Aida. Nonostante Carmen abbia un bel pubblico, secondo me rimane Aida. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere chi secondo voi se ne andrà. E secondo me anche con una percentuale quasi pari merito. Ora torno a leggere perché mi sono persa con i miei discorsi. Spero cambino modalità di nomination senza il voto del preferito, perché per me questa volta sarebbe andata in nomination Giulia, vedendo Raffaello nominarla. Sì,
Sì, per me il preferito è pilotato per tenere i personaggi più trash o che litigano spesso. Sì, anche Carmen ha nominato Aida, anche se Aida nella nomination ha detto voto Corinne perché Carmen è mia amica, anche io voglio che se ne vada Aida. Guarda, io chiunque vada via, come dicevo, per me è la stessa cosa. E niente, è stata una puntata anche questa bella, ricca, bella, intensa, ma abbastanza anche ricca di colpi di scena. Non hanno, ecco, l'avevo segnato perché non ho detto niente. Mi sono persa prima, ecco. Sì, infatti, avevo segnato, però ne volevo parlare comunque della questione Cecilia Ignazio. Cosa ne pensate? Perché ieri è stato toccato l'argomento, anche sul tardi, mi sembra verso la mezzanotte, e, però non c'è stato tanto discorso, perché comunque di cosa si parla? Cecilia si è avvicinata a Ignazio, anche se io non l'avevo proprio notato, se non è che negli ultimi giorni ho visto un po' di avvicinamento, un po' di sfregamenti di mani, di abbracci da dietro, però non ho visto chissà che cosa. E non ci vedo per ora nulla di male, almeno da parte di Cecilia. Vedo invece molto interesse da parte di Ignazio, ma Ignazio dall'inizio che fa un po' il provolone con tutte. Lui secondo me è entrato con l'idea di farsi una storia. Premetto che è un ragazzo che mi piace non dall'aspetto, perché non è il mio genere di uomo. Però è un ragazzo bravo, il tipico bravo ragazzo, tranquillo. Si vede, come diceva Francesco Monte, che è un po' quello che vuole fare il piaccione senza farlo vedere. Quindi indaga un po' sulle donne e poi butta il suo amo sperando che qualcuno abbocchi, ma penso che Cecilia non abboccherà. Io so quanto ama il suo Francesco e la stessa cosa so di Francesco, quanto tiene a Cecilia. Mi ha fatto un po' strano vederlo ieri quando lo hanno intervistato alla veloce chiedendogli cosa ne pensava di questo avvicinamento, perché lui, da come l'avevo visto a Uomini e Donne, ok? Sono passati anni, anni e anni. Però l'ho sempre visto molto geloso, molto non possessivo ma non maniacale, ecco, un possessivo normale. Mi ha fatto strano vederlo così tranquillo, perché io non avrei reagito così, che poi Cecilia non ha fatto niente di male, però purtroppo. Quando ci sono certe situazioni, a volte si può perdere un attimo l'orientamento, soprattutto nella casa del Grande Fratello sei lì in mezzo a tot persone, devi vivere con tot persone per tot tempo, quindi volendo o non volendo ti puoi avvicinare di più a una persona rispetto a un'altra. Lei era molto debole questa settimana perché aveva paurissima che il suo fratello se ne andasse e quindi quell'altro, Ignazio, ha un po' cercato di andare a fare il consolatore. Però secondo me, da quel poco che ho già visto stamattina, non dico che Cecilia si sta staccando, però visto che non ha più quel pensiero che il fratello se ne vada, è un pochino più tranquilla, almeno ho notato questo, non mi sembra più così attaccata a Ignazio, poi non lo so, è più Ignazio ovviamente che sta attaccata a lei perché lui è single e può fare quello che vuole, però come diceva Francesco, il fidanzato di Cecilia, ok, tu sei single, però almeno abbi rispetto per una donna che ok ti interessa, ma è fidanzata. Se sai che è fidanzata e soprattutto sai che lei ama la follia lui e lui ama la follia lei, lasciali tranquilli. Boh, non lo so, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, però
non mi piace. Ecco, Ignazio, secondo me l'unico suo difetto è quello che è entrato con il pensiero di farsi una storia, di trovare una donna, ma non l'ha trovata e non la troverà lì dentro, perché a parte che sono tutte fidanzate. Però sì, era buttato su Ivana, poi cos'è successo? Come mai questa settimana ha sentito forse che lei è veramente innamorata o pensa veramente a un altro uomo che ha fuori e allora si è staccato, però perché non fa la stessa cosa con Cecilia, visto che lei è fidanzata ufficialmente? Misteri. Aspettiamo un attimo qui che devo leggere. Per me c'è un flirt tra i due, perché da come ho capito ci sono dei problemi col fidanzato, anche se il fidanzato dice il contrario. A me Ignazio piace un po' provolone. Sì, è un provolone però di quelli che possono piacere, perché ci sono provoloni e provoloni. C'è quello che proprio si butta a capofitto su qualcuno, ecco, come esempio si può fare Gianluca. Gianluca era un po' un provolone, però quei provoloni scherzosi. Ignazio è un provolone, però un po' che sta dietro le quinte, scruta un po' la situazione e poi piano piano si avvicina alla preda, non si butta a capofitto, lui si lavora bene le persone. In senso buono, perché lui è una brava persona, però sbaglia secondo me a provarci con Cecilia. Anche perché non sa, forse non conosce il fidanzato di Cecilia, che secondo me quando si vedranno fuori non so cosa gli potrà dire. Per fortuna non era una bestemmia quella di Luca, non l'hanno eliminato. Sì, è vero, perché vi ricordate la volta scorsa vi ho detto che dopo la puntata Luca sembrava avesse detto una bestemmia, non si è più parlato di ciò. Non lo so perché non l'ho sentita, non so neanche che cosa abbia detto, però è passata in sordina questa cosa. Non so se l'hanno volutamente fatta passare in sordina oppure non l'ha detta, perché ci sta anche questo, eh. A me piace moltissimo Francesco, anche come fidanzato. Sì, Francesco era il mio idolo, mi piaceva tantissimo quando faceva Uomini e Donne, mi è sempre piaciuto da corteggiatore, da tronista, da tutto, da tutto. E ci sono anche rimasta quando ho saputo che si era messo con Cecilia, perché non me lo aspettavo, non pensavo arrivasse così in alto. Ho notato da quando è single Luca è sempre tra i meno preferiti, cosa stranissima perché era sempre tra i preferiti. Boh, non lo so, ma secondo me questa settimana non era tra i preferiti più che altro perché credo che c'è ancora qualcuno che insinua che tra lui e Soleil c'era stato un accordo di lasciarsi in diretta, quindi magari sono rimasti questi dubbi, però anche lui, come Giulia, secondo me, quando andranno mai in nomination, se andranno mai in nomination, sarà dura vederli uscire, almeno alla prima nomination, perché hanno un seguito molto molto esteso. Giulia non ne parliamo, Giulia forse è quella che all'interno della casa ha più seguito perché veramente lei copre una fascia larghissima di fan, le più giovani sono quelle che guardano di più queste trasmissioni, quindi lei avrà sempre un appoggio. Infatti chiede l'aiuto delle sue ragazze quando magari c'è l'amica o l'amico in nomination. E vabbè, ognuno fa il suo gioco, giustamente. Nulla, non ho più niente da dirvi perché vi ho praticamente raccontato tutto ciò che è successo ieri. Se avete altro da dire, ditemelo subito perché se no fra qualche minuto smetto la diretta così vado a lavarmi i capelli. Che bella notizia. Però ecco, a proposito di capelli, avete visto il video? Non c'entra niente con il Grande Fratello, però avete visto il video che ho pubblicato ieri? Se no, se mi ricordo, ve la lascio nella i per quando poi questo video sarà in streaming. Se no, andate, non riesco più a parlare, andate a vedere il video di ieri, quindi il video precedente a questo, dove vi faccio vedere i colorista, i prodotti colorista della L'Oreal. E ecco, oggi,
Perché ne voglio parlare? Perché mi è venuto in mente guardandomi dallo schermo che oggi si nota il mio colore. Quando faccio le dirette si nota il colore che ho fatto. Niente, questa è una piccola parentesi. Vedete? Ok, torniamo a noi. Vediamo cosa mi dice Jennifer. Il litigio tra Corinne verso Serena. Ah, ecco, vedi che... Ma perché io l'ho segnate queste cose? Mi sembrava che avessi detto poco. Ok, sì. Anche perché l'ho messo nel titolo, cioè sono proprio scema. Ieri c'è stato il confronto finalmente tra Corinne e Serena. Serena era nella camera da letto dove c'è l'oblò, quindi dovevano parlare attraverso l'oblò. E a un certo punto, mentre si stavano insultando in maniera abbastanza elegante, Serena decide di entrare in casa e di parlare faccia a faccia con Corinne. E veramente si mette appiccicata così e le dà della bip, si danno tante parole belle, soprattutto Serena, ho visto più Serena incavolata, però sinceramente non mi piace nessuna delle due, premetto, però da quello che ho potuto ascoltare, vedere, io do ragione a Corinne. Perché se è vero quello che dice Corinne, cioè che Serena aveva lasciato 2 anni prima il marito, perché ti devi arrabbiare così? L'hai anche lasciato tu il marito, quindi non capisco e posso credere a Corinne anche per il fatto che Serena cerca di avere un po' più di popolarità, un po' più di luce verso di sé parlando di questa storia. E poi la trovo davvero una cosa brutta il parlare di una persona che non c'è più, perché il marito, ex marito di Corinne e ex marito di Serena è morto, mi sembra 7 anni fa, da quel che ho capito. Parlare di persone che non ci sono più e anche in modo brutto lo trovo volgare, lo trovo brutto. Non, anche per questo che do ragione più a Corinne, perché Serena che ha iniziato tutto questo discorso e Serena che parla male dell'ex marito, non mi è piaciuto, ha fatto ridere come scenetta, è stata trashissima, la cosa più trash di ieri è stata questa. Però, se andiamo a indagare bene sull'argomento trattato e sulle persone che sono state nominate, è stato parlato di una persona morta, si è parlato di una persona morta, una persona che non può controbattere, una persona che non può reagire, una persona che è il padre del figlio di Serena, che è il marito, ex marito di Corinne, non lo so. Anche per questo l'ho trovato molto molto brutto come scontro. L'hanno voluto fare perché faceva audience, ovviamente, però è stato di una bassezza che veramente no. E del litigio tra dell'Ellis e i signorini, anche quello me l'ero dimenticata. Prima però continuiamo qua. Serena è incavolata per come ha trattato suo figlio nel momento in cui l'ex di Serena, nonché padre del figlio, è stato male e poi è morto. E il figlio non ha potuto stare con lui in quel momento. Sì, poi lì appunto coinvolge anche il figlio. Allora fai parlare anche il figlio perché non lo so, non mi piacciono questi discorsi. E Corinne si dice che ha rubato soldi dell'eredità che spettavano al figlio. Ma si dicono tante cose, i giornali pur di far parlare sparano a zero sulle persone, non lo so. Adesso finiamo con l'ultimo litigio tra Delellis e Signorini, perché come ogni lunedì c'è il dibattito tra i due, però viene sempre interpretato male da Giulia, perché ok che Signorini odia Giulia, non è amante di Giulia per niente, e io sono con Signorini, quindi ogni volta che parla e apre bocca Giulia, Signorini ha sempre un qualcosa da dirle, però glielo dice in modo normale, con educazione,
Giulia ha questo brutto modo di reagire, anche solo di dire sono una signora, cos'è che ha detto? Ringrazio i miei genitori perché mi hanno educato così, perché se no, ti avrei già risposto o, ti avrei già detto, la qualunque, perché, non gli piaceva quello che, gli era stato detto contro. Con queste parole, a parte che ho notato che Ilari si è girata verso Signorini, l'ha guardato, si sono lanciati un'occhiata e sono rimasti sconvolti per come appunto ha parlato Giulia. Purtroppo Giulia è il classico esempio, e mi spiace dirlo, dei giovani di oggi. I giovani di oggi purtroppo sono così. Sono così. Voi vedete Giulia. E vedete la maggior parte dei giovani che troviamo in giro ed è una cosa oscena perché ti rispondono male, vogliono sempre avere ragione, ti trattano come una merda, scusate il termine, però non hanno rispetto per l'altro. Dice tanto che lei ha rispetto perché Signorini è più anziano, eccetera, eccetera, ma è la prima a dire e a non eseguire quello che dice. Non lo so, io sono con Signorini, viva Signorini, mandate via questa Giulia perché non ne posso più, non ne posso più anche appunto di vedere una generazione così, persone che la seguono e che sono così, ma sarà perché sono mamma. Però pensare che mia figlia si attornierà di amiche del genere, oh mio Dio, che fine faremo? Perché non lo so, non mi piace, non mi piace, non mi piace, proprio si comporta male, risponde male, anche il tono che usa quando parla, parla da strafottente, come se lei sapesse tutto, come se lei fosse il Dio in terra. Calmati un po', sei una ragazzina, non insegnare le cose agli altri, ascolta gli insegnamenti degli altri, stai zitta quando è il caso, non stare sempre lì a parlare, a inserirti nei discorsi anche quando non c'entra niente, perché lì sì che mi assomigli molto a Predolin. Io sono con Signorini perché Giulia poi ha insultato Signorini dicendo che lui non serve a nulla nel programma e nell'ambiente giornalistico. E lei che serve? Lei chi è? Cos'è? Sì, concordo con te, tutti i giovani sono così. Io sono vissuta negli anni 90 e inizio 2000 e dovevi portare rispetto per i più adulti sia a scuola che in famiglia. E io queste cose le noto anche all'asilo perché essendo stata maestra d'asilo, avendo avuto a che fare con bambini fino ai 6 anni, purtroppo ho notato bambini, diciamo dai 4 anni, perché i 3 anni sono ancora lì, dai 4 ai 6 anni che già ti insultano, ti trattano male, ti dicono delle parole che rimani così, non sai cosa rispondere, non sai come reagire. E poi crescono come Giulia, diventano così. Poi non c'entrano niente i genitori che ti hanno educato bene, perché quando raggiungi una certa età non stai più dietro tanto a come sei stato educato. Io stessa ho avuto una mia fase un po' così durante la mia adolescenza, che andavo contro a tutti e tutto. Poi sono tornata sulle mie corde, sulla mia strada e sono quella che sono. Certo, puoi uscire un attimo dalla tua strada, dalla tua retta via, però poi ci torni. Lei comunque quanti anni ha Giulia? 22? 23? Non so, 20, 22? È un'età critica, è un'età ancora per il mestiere che fa lei, dove tutto la seguono come dei pecoroni, tutto quello che fa lei è wow, e bisogna fare tutto quello che fa lei, bisogna dire tutto quello che fa lei, se lei dice così allora è giusto, lo posso dire anch'io, posso trattare male il mio professore, posso trattare male mia sorella, mia mamma, mio papà. Non lei mette in mezzo che è stata educata bene, ma a un certo punto l'educazione dei genitori è
e messa da parte, perché poi tu diventi una persona adulta e quindi sì, hai un tuo bagaglio di educazione, ma poi cresci di tuo anche, no? E lei ha preso una strada che l'ha messa su un piedistallo e sentendosi un dio in terra, purtroppo fa quello che fa, dice quello che dice e pensa che sia tutto giusto. È la società di oggi che porta ad essere così e anche i genitori hanno il loro peso su certi comportamenti perché i genitori dovrebbero mettere paletti sempre qualche volta, io la penso così. Sì, poi lì dipende, adesso è un po' un discorso complicato che poi alla fine non c'entra tanto con questo video, quindi non vorrei neanche dilungarmi troppo, anche perché come al solito arrivo ai 40 minuti e passa. E nulla, se non avete più nulla da raccontarmi o da inserirvi per quanto riguarda il Grande Fratello VIP, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, per essere rimaste con me fino a questo punto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, seguitemi anche e soprattutto su Instagram perché lì mi vedrete, cioè mi vedete attiva praticamente ogni giorno. Ultimamente sto utilizzando un pochino di più le stories. E nulla, ora vado a dare la merenda ad Aurora e poi, come vi dicevo, a lavarmi questi capelli che non sembra, ma sono zozzi. Non c'entra niente, ma ve lo dico così per informazione generale. Sì, ho 22 anni, vedo dal comportamento della madre di lei di ieri sera dava sempre ragione a Giulia. Ciao Valentina, ciao Aurora, a Giampi. Ciao Jennifer e ciao a tutti voi, anche se non mi scrivete, io vi vedo che siete connessi. E nulla, ci vediamo con questo video, con questa serie, martedì prossimo intorno 3:30, 4 di... Dipende sempre, non posso fare tagli, dipende sempre un po' da quando si sveglia Aurora. E scusate se mi tocco 300 volte i capelli, ma è un mio tic. E nulla, questo è quanto. Domani ci vediamo con un nuovo video e se non cambia niente dovrebbe essere il video sui prodotti finiti che non c'è sul mio canale da mesi, mesi e mesi, ma finalmente sono tornata e basta. Quindi voi che avete seguito fino adesso sapete già domani che cosa potete osservare sul canale. Io vi do un bacione, ci vediamo domani con un nuovo video e martedì con una nuova diretta. Ciao!